scritte di stampo fascista e omofobo nell'ufficio di una dipendente dell'Università di Siena. Sono quelle che hanno scoperto questa mattina i colleghi dell'ufficio tecnico amministrativo dell'Ateneo. Oltre alle scritte inneggianti al Duce e alle offese di stampo omofobo, anche graffiti vergati con vernice nera contro la CGIL, sulla scrivania e sulla postazione di lavoro della dipendente. Strappata e buttata a terra anche la bandiera dell'Europa che si trovava all'interno dell'ufficio, un gesto che ha colto di sorpresa il rettore dell'università e tutti i dipendenti dell'Ateneo. Ovviamente sono rimasto molto turbato, come devo dire tutti i colleghi e le colleghe, non soltanto quelle che lavorano in quell'ufficio, ma anche tutte le altre colleghe e colleghe dell'Ateneo che hanno condiviso con mero sdegno per questo accaduto e la condanna per un gesto vile, intimidatorio e che speriamo possa essere... Se ne possa trovare i responsabili. L'Università di Siena ha immediatamente sporto denuncia e sull'accaduto indagano gli agenti della Questura di Siena, che hanno già effettuato un sopralluogo e acquisito i filmati delle videocamere interne. C'è anche un po' l'Università, l'Ateneo, l'istituzione che viene colpita, un'istituzione che da sempre professa i valori della democrazia, del dialogo, della condivisione. È una cosa che ci colpisce ma che non ci farà deflettere dal nostro continuo impegno proprio a salvaguardare quei valori di democrazia e di dialogo a cui siamo così tanto affezionati. Mi permetto di sottolineare che chiaramente questi sono fatti molto gravi, sono convinto che si tratti di singoli episodi di singole persone che non riflettono assolutamente il sentire collettivo dell'Ateneo.